40-15, due match point Le Pen. Quiet, please. Cos'era? Il trentesimo ace quello che ha tentato? No, ne ha fatti 21. La volée in contropiede ed Henri Leconte vince 7-6, 6-3, 6-2. Un'ora e 57 minuti. Saggio di grande talento, grande classe. Sempre bello vederlo giocare. Incontrerà Boris Becker lunedì prossimo. Guarda, addirittura l'inchino all'Agassi. Sta venendo di moda l'inchino. Aiutato dalla fortuna nel primo set, ma poi si è aiutato anche col suo talento. Molta simpatia e ammirazione per Krikstein. Eh sì, per tutto quello che ha sofferto, che è stata un'autentica tortura, poverino. Insomma, proprio l'hanno messo in croce. Bene, qui si chiude questa lunga giornata, come del resto tutte quelle qui da Wimbledon. Avrete ancora naturalmente tennis questa sera con un riassunto della giornata e vi ricordo che invece domani noi andremo in diretta a partire dalle 15.30 ora italiana, perché prima dobbiamo lasciare spazio al campionato mondiale di motociclismo, il Gran Premio d'Olanda. Per il momento il saluto da Wimbledon di Rino Tommasi, Gianni Clerici e naturalmente anche quello di Ubaldo Scanagatta e di tutti gli altri amici che qui stanno lavorando per voi e per il tennis. Grazie ancora, buon proseguimento di serata. Ora a Francoforte, alla Festalle, per il secondo match di questa prima giornata del Masters, il match clou, quello fra Boris Becker, che vedete qui inquadrato, e fra Goran Ivanisevic. Becker attesissimo, grande protagonista di questo Masters due edizioni fa, non riuscì a qualificarsi lo scorso anno e la Germania restò quasi sotto shock. Quest'anno ce l'ha fatta invece abbastanza agevolmente, incontra quel Goran Ivanisevic che lui affrontò due anni fa in semifinale, la partita che Becker vinse 7-6 al terzo e che fu forse la più bella partita di quel Masters, se non addirittura dell'intera stagione. Beh, un match davvero straordinario, i due sbagliarono pochissimo, collezionarono una serie incredibile di punti vincenti, soprattutto fecero vedere che si può proporre del tennis molto spettacolare anche se il gioco è scheletrico. Riuscirono a confrontarsi sul piano delle qualità offensive, alla fine fu Becker a vincere perché è un migliore, diciamo, capitalizzatore, cioè un giocatore che riesce a sfruttare meglio le situazioni delicate della partita, e anche perché Ivanisevic nei suoi confronti patisce un po' con, ecco, diciamo, la migliore psicologia del tedesco. Becker per lui è come un fratello maggiore, avendolo avuto nello stesso team come compagno di allenamento. Non bisogna dimenticare infatti che sia Becker che il croato hanno fatto parte per un certo periodo della scuderia di Jontiria, che ha inquadrato Rudy Berger intanto. E appunto, dicevo, Ivanisevic paga un po', oltre che la sua dissolutezza tattica, a volte lo chiamiamo scherzosamente Dr. Jekyll e Mr. Hyde, proprio perché lui ogni tanto si trasforma in modo assolutamente negativo, mentre ci ricordano i precedenti. Becker in vantaggio per 7 vittorie a 4, l'ultima maturata al torneo di Stoccolma, l'abbiamo commentato Ubaldo. Becker ha servito un ace in più di Ivanisevic, e io direi che in questo numero sta, mentre viene inquadrata Barbara, che in questo numero sta proprio il fatto che Becker sia ritornato ai suoi massimi livelli. Dietro a Barbara, un po' sfocato adesso, si vede un po' meglio Nick Bollettieri, che è l'uomo che gli ha dato una mano a tornare grande. Eh sì, un motivatore era quello di cui aveva più bisogno Becker. Becker non aveva certo bisogno di fare progressi tecnici, anche se in realtà
si può sempre migliorare tutto, anche la perfezione. Sì, basta però, giocare, lui sa giocare. Però insomma aveva bisogno di trovare di nuovo entusiasmo, probabilmente ha contribuito a questo anche la tranquillità familiare, il fatto di questo, intanto è papà Ivanisevic che ieri si dilettava a fare il fotografo durante le conferenze stampa e scattava fotografie a destra a banca, ha detto la mia nuova professione, diceva ridendo. E dicevo a proposito di Becker che insomma la moglie, essere diventato papà a gennaio, è diventato papà di un bambino, Noah Gabriel, eccetera, tutto questo ha probabilmente contribuito alla sua tranquillità e lo ha riportato ai livelli ai quali credevamo, temevamo di non rivederlo più. Sì, intanto vediamo l'elenco dei giocatori che tirano più forte servizio. In testa ci sono Rusevski e Goran Ivanisevic con 218,8 km all'ora. Beh, insomma, velocità del tutto rispettabile. Becker si è quasi risentito con i giornalisti che parlavano del suo momento particolare di forma. Lui ha detto, beh, io in fin dei conti mi sono presentato al torneo di Stoccolma che ero numero 6 del mondo, quindi per me è stata tutta la stagione ad essere una stagione solida. A Stoccolma poi ho realizzato il gol della mia stagione, no, battendo tutti i più forti del mondo, numero 1, numero 2, numero 3, e quindi certamente ho fatto un buonissimo torneo, però diciamo che già tutto l'anno era stato un buonissimo anno. Sì, non era stato grandissimo nei tornei dello Slam, anche se aveva raggiunto una semifinale a Wimbledon, che voglio dire per molti sarebbe un traguardo straordinario, per lui magari non sufficiente, però ha ragione Becker quando dice che a volte la gente dimentica, insomma, che fra vincere un torneo o perderlo in finale la differenza in realtà è pochissima. Poi la vittoria viene dilatata all'eccesso e magari la sconfitta in finale viene dimenticata. Però insomma, ecco, Becker quando gli è stato per esempio detto, dice, beh, insomma, sulla terra battuta non vincerai mai un torneo, dice, sì è vero, però hanno giocati due soli e dice, in uno sono arrivato in finale a Roma, insomma, che non è proprio un disastro insomma ne ha giocati due soli quest'anno, in finale è arrivato a Roma dove ha perso da un Pete Sampras che sembrava incontenibile nei primi sei mesi dell'anno. Sampras è stato quasi ingiocabile. Boris Becker contro Ivanisevic è il secondo match di questa prima giornata del Masters. Becker al servizio. Ricordo che il primo match lo ha vinto Sergi Bruguera battendo Michael Chang 7-6, 7-5. Comincia con un doppio fallo Becker, per il quale ci sono cartelli che tappettano un po' tutta la festalle. Boris is back, dice uno. Boris è und Michael in Davis Cup. Cerca di convincere Becker a ritornare a giocare in Coppa Davis e lui ha detto che non lo esclude. E dato che annunci la sua decisione di tornare a fare parte della squadra di Davis dopo la Grand Slam Cup, che come sapete ha firmato un contratto per 5 anni. Grazie.